Crescenzi e De Sogus non saranno rischiati. Il terzino lamenta un fastidio alla caviglia, l'attaccante un affaticamento all'adduttore. Dunque per entrambi niente posticipo, saranno completamente recuperati per il big match col Catanzaro in programma domenica 27 novembre all'Adriatico, inizio ore 14:30. Prima però la Turris, che in casa non vince da due mesi, 2-1 col Taranto lo scorso 14 settembre. Peraltro unica affermazione davanti al pubblico amico: soltanto 2 punti nelle ultime 6 gare, 3 allenatori, stagione travagliata, malgrado a dire il vero un ottimo inizio con Padalino, 10 punti nelle prime 4 giornate, ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Colombo. Diciamo che ci sono molte similitudini con la trasferta di Castellammare di Stabia, nel senso che incontriamo una squadra che non sta attraversando sicuramente un momento brillante sotto l'aspetto dei risultati e ha voglia in casa propria di, come dicevo prima, incominciare o riprendere un discorso, perché all'inizio è partita molto bene la Turris nelle prime giornate di campionato e poi si è un po' smarrita a livello di risultati, poi ci sono stati dei cambi alla guida tecnica, però come dicevo è una squadra che ha del grande potenziale, soprattutto là davanti, da Maniero a Sant'Agnello, a Leonetti, quindi l'anno scorso forse è stata la squadra che fino a un certo punto del campionato ha espresso un grandissimo calcio, forse il migliore di tutta la Serie C nel girone C. Ad oggi cercano questa svolta e quindi dovremo avere una grande attenzione, una grande applicazione in un ambiente che sarà caldo e che cercherà di dare tutto il supporto alla propria squadra e ai propri colori. Ancora una seduta di allenamento più il risveglio muscolare pre-gara di lunedì, ma Colombo dovrebbe optare per la seguente formazione: Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Brosco, Boben e Milani a centrocampo, Jabouin, Kraia e Mora davanti. Colai sarà la novità sostanziale del tridente completato da Cuppone e Vergani, ancora preferito all'Escano. La Turris recupera a pieno regime Giannone e Togurdo, out Finardi e Di Franco, mal di schiena per il grande ex Pippo Riccardo Maniero, che però dovrebbe farcela. Cambio di modulo: David Di Michele si affiderà al 4-3-3, l'altro ex Frascatore giocherà nel cuore della difesa con Dinunzio in attacco, Sant'Agnello favorito su Riccardo Maniero, certi della maglia l'ex vastese Leonetti e appunto il rientrante Giannone. Da qui alla sosta natalizia di fine anno, 7 partite, l'ultima ad Avellino per la prima di ritorno, una fase già importante. Diciamo che è un momento in cui ci dirà quello che sarà il girone di ritorno, perché se dovessimo riuscire comunque a rimanere in scia comunque del Crotone, ad essere a pochi punti di distacco sotto quello conta relativamente, ma essere lì con loro, poi guardare sicuramente al girone di ritorno con un occhio diverso. Qualora ti staccassi un pochettino, non cambiano le cose, ma sicuramente il tuo è un percorso, non dico che cambierà, ma avrà un obiettivo di recuperare dei punti e quindi magari in certi frangenti potrai fare delle scelte un po' più forzate per cercare di vincere le partite. A volte invece puoi gestire in modo differente la partita singola.